Buongiorno, la mia intenzione oggi sarebbe di sistemare l'armadio, è una cosa che richiede secondo me talmente tante ore inteso come tanti giorni, che prima sono salita e poi ho cambiato idea, anzi devo chiudere la finestra perché mi sto congelando. E allora ho deciso di non strafare e di cominciare dai cassetti che sono qua sotto, eliminando le cose che effettivamente non metto più da tanti mesi. Che non metto più da tanti anni o che non mi stanno più. Penso proprio che inizierò così, dalle piccole cose. Questa è la mia ombra. Ciao. Allora, siete pronte? E voilà, uno è vuoto, due vuoto e tre vuoto. Ora li devo pulire, ma vi voglio far vedere come ho organizzato sul letto le cose che ho deciso per il momento di tenere. Per il momento, eccomi ragazze, perché in realtà utilizzerò una nuova strategia, cioè quando andrò a cercare cosa mettermi, le cose che non sentirò a pelle di voler tenere o che mi danno proprio fastidio addosso, perché io ho questa necessità di sentire le cose addosso comfy, come vi devo dire, devo essere confortevole con le cose che indosso, le toglierò di mezzo. Ne ho già eliminate tante, ora ve le faccio vedere anche quelle lì. Solo da questi tre cassetti, però la cosa più bella che mi sta dando ordine mentale è questa. Eccoci qua, non so se si vede bene perché ci sono un po' di ombre. Comunque, ragazzi, ho piegato tutti i panni mentre li toglievo così con, chiamiamolo il metodo Marie Kondo, quindi arrotolandoli tipo sushi su se stesse. Sono tutte, vedete? Ora c'è l'ombra, mi giro di qua. Sono tutte piegate per benino su loro stesse e ho diviso praticamente quelle estive. Perché per lo più io avevo cose estive in questi cassetti, avendo diciamo molto spazio, non avevo fatto neanche il cambio. Qui invece c'è qualche maglione, tra le altre cose questo di perla era bellissimo, invernale. Qua ho messo le cose che invece dovrò appendere. Lì sono pochine, ma delle cose che vorrei dare a Megan, quindi vediamo insomma se le vanno eccetera eccetera. Qua c'è qualche pantalone che non so per quale motivo era finito nel cassetto delle maglie, forse perché appunto ho detto sì, poi dopo li appendo, non li ho mai più appesi perché sono per lo più pantaloni eleganti. E qui invece ho fatto una selezione delle cose che posso mettere al mare e che quando ero più giovane mettevo anche per uscire, ma adesso non mi sembra più il caso. Infine, qua a terra troviamo invece delle cose che ho deciso di eliminare. Per eliminare intendo vendere, buttare se rovinate, donare se donabili, e sono qui. Ci sono diverse cosine, alcune sono anche molto carine, ma altre si ripetevano. Tipo c'è questa giacchina che è molto carina. Ci sono tante tante cosine che però, tipo questa gonna qui che ha ancora l'etichetta perché sicuramente mi ha fatto impazzire, ma secondo me non mi entra. E
E quindi insomma le ho messe qui. Questa qui che è bellissima e che invece recupererò, è una gonna che ho adorato, anche una foto profilo addirittura con questa gonna qui, ma ho visto che è rovinata sul dietro. Guardate qua, io non so come si sia rovinata così, ha tutti i fili tirati. La darò a mia suocera, vedo se mi riesce a fare un foulard con, o anche più di un foulard, una sciarpina con questo tessuto a pois rosa che io adoro. Adesso ragazze, voglio andare a vedere l'appenderia di questo lato dell'armadio, perché questo, diciamo, io ho cominciato da qui perché non avevo voglia di fare l'armadio, ve lo dico. E nella cabina armadio più grande, che è in quella porta lì dove c'è il pomello diamantato, c'è un casino che voi non avete idea. Allora, visto che stamattina l'ho aperto e poi dopo ho richiuso, ho detto partiamo da dove in realtà dovrei fare un pochino prima. Quindi ora vado ad analizzare quello che c'è là dentro, ad eliminare se c'è bisogno di eliminare, perché poi ho intenzione di avere un nuovo metodo per appendere, sistemare, organizzare le cose. Partiamo. Vuoto, 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 e anche qui ho eliminato alcuni vestitini, alcuni capispalla. Adesso vado a pulire. Sto pulendo con le salviettine, ragazze, proprio perché mi sto motivando a fare le cose anche se non ho voglia. E quindi la maniera veloce per pulire qual è? Le salviettine. Queste comunque puliscono, disinfettano. Tanto io non ho sporco, cioè proprio neanche un filo di polvere. Giusto, sapete, ovviamente, stando un pochino chiuso, do una rinfrescata così. E poi risistemo tutto dentro. Eccoci, ragazze, mamma mia, sono
Abbastanza soddisfatta per questo terzo di cose che ho fatto. Praticamente ho riappeso le cose che ho deciso di tenere e ho svuotato anche l'anta questa qui, accanto dove c'erano altri abiti, altri capispalla. Ne ho eliminati altrettanto che vedete qui. Ci sono appunto dei capispalla che ho deciso di eliminare perché magari appunto non indossavo da tanto tempo o perché sono colori che non ho preso magari pensando di indossare di più, alla fine non li ho indossati. Infatti, vedete, c'è un senape, c'è un rosso molto fuoco, molto acceso, e l'ho eliminato. Vi farò poi il tour quando finiamo di fare questa organizzazione armadio e vi dirò come ho deciso di strutturare questa rella qui, dove praticamente ho diviso tra abiti, blazer, capispalla un po' più pesanti, eccetera, eccetera. E ho cercato anche di fare un po' per colore, per esempio per i vestiti sono partita dai chiari e poi sono andata agli scuri, così con i blazer, così a finire. Il viaggio è ancora molto 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 lungo, però diciamo che mi trovo con due cassetti vuoti da poter riempire, che prima invece erano pieni, e anche lì vi farò vedere, anzi ora apro un attimino, come in un solo cassetto si è addirittura avanzato dello spazio qui, ho fatto entrare tutto quello che prima era in tre cassetti, prima di tutto eliminando delle cose. E in seconda battuta, organizzandoli in maniera diversa, dove riesco a vedere tutto, prima non era fattibile, ma soprattutto piegandoli in maniera diversa. Però parliamo di questo quando vi faccio il tour generale di tutto. E quindi ora io continuo. In realtà adesso penso di fare una pausa pranzo e poi continuo. Vediamo se oggi o domani.